Jackson News, Jackson News. Le interviste di Erika Jackson ai personaggi del momento. Buongiorno radioascoltatori di Radio Diva, io sono Erika Jackson ed eccoci qui con una nuova puntata di Jackson News e abbiamo anche oggi, come ogni lunedì alle 12.40, un altro personaggio particolare che sta facendo molto movimento, soprattutto su Facebook, è seguitissima da tantissime donne, ma anche da qualche ometto, se vogliamo dirla tutta. Stiamo parlando con Antonella Mundo. Buongiorno Antonella, ciao. Buongiorno Erika, ciao. Eccoci qua. Allora, tu hai creato questa cosa che è seguitissima, gruppi su Facebook, pagine su Facebook. Stiamo parlando di questa cosa di cui si sono un po' legate un po' tutte, innamorate un po' tutte per un rinnovo fisico, ma soprattutto psicologico. Stiamo parlando di chirurgia estetica, o no, Antonella? Allora, esatto, sì, esatto. Tu hai creato circa 3 anni fa questo sito meraviglioso. Praticamente tu sei una beauty planner. Senti che nome fantastico, perché ormai non si usano più nomi italiani, ma beauty planner, ovviamente curi segreti di bellezza, dove ovviamente parli, sei appoggiata da tantissimi esperti di chirurgia, del settore, insomma, eccetera, eccetera. E il tuo sito si chiama La mia esperienza con la chirurgia estetica.com. Vogliamo sottolinearlo. Cosa è successo 3 anni fa dopo questo sito? Antonella, vuoi parlarcene tu? Sì, certo. Allora, io nel 2011 mi sono approcciata alla chirurgia estetica. Ho rifatto il seno, il sogno di molte donne italiane. Quindi ho fatto un percorso da sola, perché ai tempi i gruppi Facebook non c'erano, mm-hmm. E dopo qualche anno sono stata introdotta in uno dei primi gruppi nati ai tempi di mastoplastica additiva. Sono rimasta sempre all'interno di questi gruppi e supportavo le ragazze condividendo la mia esperienza, quindi raccontando come era andato il mio pre e post operatorio. Mm-hmm. Così fino a 3 anni fa, quando su spinta di una donna del gruppo che si occupa di marketing, ho deciso di aprire il mio blog, appunto la mia esperienza con la chirurgia estetica. E sei diventata una leader. La famosa blog delle teste. Esatto. Esatto, questo nome particolare, te l'hanno dato questo nome particolare. Sì, me l'hanno dato le ragazze del mio gruppo, sì. Ecco, esatto. Vogliamo dire i nomi dei tuoi gruppi e della pagina? Certo. Come si chiamano? Certo. Allora, la pagina si chiama Segreti di Bellezza di Antonella Mundo, i gruppi si chiamano Mastoplastica e Mastopestia Additiva di Antonella Mundo e Segreti di Bellezza di Antonella Mundo. Questi sono i gruppi, sono due gruppi con, diciamo, in uno parliamo esclusivamente di seno, additiva, riduttiva, perché il seno ha un po' di tutto, e nell'altro invece parliamo di chirurgia plastica e comunque di estetica in generale, perché non c'è solo il seno, diciamo, per una donna. Certo. C'è tanto altro. Ci sono tantissime cose, ma andremo a parlarne un attimino nel dettaglio, nei particolari, nella seconda parte dell'intervista. Ed eccoci qui, radioascoltatori di Radio Diva, con la seconda parte delle Jackson News. Abbiamo ancora qui con noi Antonella. Ci sei? Sì, ci sono, buongiorno. Eccoci qua. Allora, adesso io volevo parlare un attimo nel dettaglio, perché tu sei, ovviamente, operi, se così vogliamo dire, come beauty planner in tutta Italia. Quindi segui tantissime regioni e sei seguitissima, ovviamente, da tantissime ragazze e signore da tutta Italia. Principalmente voi fuori Italia, ma pensa. In realtà ho fatto operare anche donne che arrivano da Londra a settembre, dall'Australia, perché mi seguono anche fuori, e quindi riesco anche a organizzare e pensare a distanza. Perché ovviamente hai un gruppo di dottori chirurghi fidati, perché sono molto rinomati qui in Italia, giusto? Assolutamente, innanzitutto lavoro solo con chirurghi plastici ricostruttivi, per me è importantissimo che siano specialisti, quindi non con chirurghi, diciamo, senza specialità, perché in Italia è permesso anche fare questo, purtroppo. E questo mi permette di offrire un servizio di
altissimo livello e le persone si affidano e sanno di essere in ottime mani. Vogliamo dire che oltre insomma assolutamente che devono seguire questi tuoi gruppi, queste tue pagine che abbiamo citato prima, poi andremo insomma a scriverli nel link eccetera eccetera, che ogni tanto insomma ti devono seguire perché ogni tanto lanciate delle promozioni soprattutto nel periodo estivo, ma vogliamo dire che ci sono delle signore che sono un pochino più fissate con alcuni chirurghi o altri no, invece tu vuoi spiegare come spieghi sempre, perché io ti seguo, guardo i tuoi video eccetera, che il risultato finale dipende sempre dalla partenza, giusto? Dico bene? Esatto, quello che faccio io è far capire alle donne che è importante valutare il punto di partenza e individuare anche il professionista che ha il gusto estetico più affine al nostro, perché questa è un'altra discriminante importante nella scelta del professionista a cui affidarsi, perché anche tra chirurghi plastici molto bravi diciamo, c'è questa diversità, ognuno ha un po' il proprio modo e la propria mano e la differenza si vede, chi mi segue ormai riconosce chi ha fatto una cosa e chi ha fatto un'altra, proprio è una firma. Esatto. La cosa molto bella è che ci tengo a passare come messaggio. Come per i nasi, come per i seni. Esatto. Stessa cosa, c'è un po' insomma una figura, un'immagine che ti porta sempre a quel chirurgo, quel dottore. E, io vorrei dire un'altra cosa a tuo favore, insomma, oltre che sei dolcissima, hai tantissima pazienza, insomma, io lo vedo, insomma, perché ti seguo, ti leggo. Tu sai consigliare il giusto, cioè se una ragazza è in panico, se una ragazza è insicura, una signora, insomma, di problemi, insomma, post gravidanza, insomma, ce ne sono tantissimi. Quello che sai consigliare tu è di non esagerare, di non prendere, insomma, questo obiettivo, questa operazione, perché comunque è un bel po' di, insomma, intervento di chirurgia, come se fosse prima di tutto una passeggiata, ma soprattutto di non farlo, insomma, per un fattore proprio solamente estetico. Devono fare questa cosa, questo percorso per stare bene. È una cosa psicologica, giusto? Per loro stessa. Una cosa importante è che questo è un tipo di intervento, comunque un cambiamento che spesso si fa per se stessi e non lo si fa per piacere a qualcun altro. Questo ormai l'ho imparato. Sono veramente poche le donne che hanno ancora questa necessità. Oggi la donna lo fa per piacere a se stessa e quindi lo fa anche in maniera molto più naturale. Quindi cerca di essere semplicemente una se stessa migliore, non vuole più imitare un personaggio, assomigliare, non arrivano più queste persone che ti dicono vorrei avere il seno o il viso come questo personaggio piuttosto che come quell'altro. No, le donne oggi devono sapere che la chirurgia bella è quella che ci fa diventare sempre, diciamo, una versione più bella di me stessa. Questa è proprio una cosa che mi piace molto dire. Esatto. Ci credo. Io ti ringrazio del tempo e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Diva. Grazie. Grazie Antonella. Love and peace. Grazie.